poi vai tu, ok? Buon pomeriggio a tutti, questo è il webinar di Amgen Teach numero 2. Questo pomeriggio abbiamo Maria Grazia Zotti e Simonetta Soro che presenteranno. Lascio giusto due parole di benvenuto da parte di Anna Pascucci e buon webinar. Grazie Mattia per la disponibilità, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere così numerosi nonostante il caldo e la stanchezza di esami ed altro dell'intero anno. Dunque, abbiamo un po' commentato con alcuni di voi l'incontro della scorsa volta e quindi personalmente ritengo che siano stati dati una serie di elementi, di spunti più strutturati, meno strutturati, che vanno perfettamente nella direzione che è la finalità di questi incontri, e cioè di avere del materiale per prefigurare dei corsi di formazione blended o a distanza, per il prossimo anno scolastico. Quindi, sicuramente questo incontro avrà delle caratteristiche diverse, forse solo per il fatto che viene richiesto di fare delle attività con le mani, diciamo in remoto, e quindi sono anch'io molto curiosa, e molto aperta, diciamo, a capire, quali di questi elementi possono poi essere, capitalizzati. Quindi passo la parola a Maria Grazia e a Simonetta e ci risentiamo nel corso di questo webinar. Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Dunque, in questa prima slide si riporta un pochino quello che è la scaletta del corso che faremo oggi, dell'incontro di oggi. Quindi, la prima parte riguarderà l'IPSE con la didattica a distanza, quindi un'introduzione sull'approccio metodologico IPSE e gli strumenti che possono essere utilizzati con la didattica a distanza. Inoltre, ci sarà una messa in situazione con l'acqua ossigenata e cercheremo anche di utilizzare, sperando che la connessione ci praticamente aiuti, utilizzeremo anche degli strumenti. Quindi l'acqua ossigenata perché agisce come disinfettante, da chi ci dobbiamo difendere, riflessione e condivisione dei risultati ottenuti a fine corso. Quindi Sei vado andata là in. in presentazione, scusa. Ok. Fondato sull'investigazione. Gli studenti rispondono ad una domanda centrale attraverso la progettazione e la realizzazione di un progetto sperimentale. Si utilizza situazioni della vita reale per la comprensione di fenomeni scientifici, imitando ciò che viene fatto nel lavoro di ricerca scientifica. Gli studenti sono i protagonisti e attraverso l'esperienza pratica confronto con gli altri studenti possono sviluppare il proprio pensiero critico. Tra i vari modelli di Inquire, il modello delle 5E prevede 5 fasi: engage, explore, explain, elaborate e evaluate, durante le quali gli studenti hanno la possibilità di progettare, sperimentare, investigare e ricostruire la corretta comprensione dei concetti. Durante la fase di engage, gli studenti sono coinvolti con una domanda produttiva e gli insegnanti cosa devono fare? Devono sicuramente allestire degli ambienti di apprendimento adeguati, devono organizzare il lavoro degli studenti in gruppi e spingere gli studenti a condividere idee
sperimentale e raccolgono dati sperimentali per rispondere alla domanda iniziale. Gli insegnanti in questa fase dovranno sostenere gli studenti nel progettare le implementazioni, dovranno sostenere gli studenti nella determinazione degli elementi da studiare e supportare gli studenti nella costruzione delle implementazioni, mettendo a disposizione materiali e strumenti. In fase di explain, gli studenti formulano spiegazioni basate su ciò che hanno osservato sperimentalmente. Attraverso l'esperienza si può in questo modo giungere ad un modello o un'interpretazione finale. Gli insegnanti devono supportare gli studenti nell'analisi dei risultati sperimentali in modo tale che questi possano giungere delle valide conclusioni e ad una conoscenza affidabile e significativa. Con l'elaborate, gli studenti esaminano i concetti che sono stati discussi in fase di engage e in questa fase nascono nuove domande produttive che possono essere utilizzate come punto di partenza per nuove. Gli insegnanti dovranno organizzare una fase di argomentazione con gli studenti, dovranno organizzare le attività in modo tale che gli studenti siano coinvolti individualmente e a gruppi e promuovere quindi sviluppare i momenti di discussione durante tutto il processo di indagine, in modo tale da coinvolgere sia il singolo studente che durante il dibattito e favorendo in questo modo l'acquisizione di un linguaggio più diffuso. Con l'evaluate, gli studenti elaborano metodi, possono in questa fase produrre anche cartelloni, presentazioni multimediali, per esempio anche video, e inoltre in questa fase acquisiscono la consapevolezza di ciò che hanno imparato. Gli insegnanti devono in questa fase supportare
presentazione sono quindi bidirezionali. Il docente dispone contenuti, l'utente interviene con diverse modalità a voce per iscritto e la lezione si svolge in maniera interattiva. La sincrona consiste nella produzione da parte del docente di contenuti, materiali e risorse di cui l'alunno fruisce in tempi diversi. Tali attività possono tradursi in attività degli alunni, quali test di autovalutazione, produzione di contenuti e saggistica. Tale tipologia manca di interattività. Una delle piattaforme utilizzate con la didattica a distanza è Office 365. È una piattaforma completamente gratuita per le scuole, è la versione di Microsoft personalizzata e pensata per essere utilizzata in ambienti didattico dove i docenti e studenti interagiscono online in uno spazio di lavoro. Con questa piattaforma è possibile accedere a tutti gli strumenti necessari per la gestione della classe. Permette di lavorare online da PC, ma anche da qualsiasi altro strumento, come per esempio il cellulare, consentendo l'accesso a potenti app, di cui alcune già sono note, come Word, Excel, Outlook, PowerPoint, altre, per chi non conosce Office 365, meno note, come OneNote, Microsoft Teams e con Microsoft Teams si possono creare classi virtuali in cui è possibile collaborare, cioè si possono creare dei file mediante la collaborazione tra più studenti, si può condividere risorse con le app integrate in Office 365, con Teams si possono modificare i documenti in tempo reale insieme agli altri. Comunicare, una delle funzionalità più utili di Teams per gestire una classe a distanza è la possibilità di effettuare una videochiamata con un classe e condividere la visualizzazione della telecamera oppure dello schermo del PC o ancora condividere una lavagna virtuale Microsoft Whiteboard che consente a studenti e insegnanti di fare brainstorming, collaborare e creare in tempo reale. Durante le videolezioni è possibile registrare la lezione e avere la registrazione sempre disponibile per la classe. È possibile inoltre interagire attraverso chat sia con l'insegnante che tra gli studenti. Teams offre la possibilità di suddividere la classe in sottogruppi per favorire il lavoro in gruppo. L'insegnante ha inoltre la possibilità di spostarsi da un gruppo all'altro per coordinare le attività, proprio come accade con anticipo attraverso
visualizzare facilmente e rapidamente i risultati non appena disponibili. Inoltre, è possibile invitare altre persone a rispondere ad un modulo FAQ usando anche un cellulare. Ad un modulo FAQ si può rispondere per esempio anche da WhatsApp. Usare gli strumenti di analisi incorporati per valutare le risposte che vengono inviate e ancora esportare in Excel i dati dei moduli, ad esempio i risultati di un test, per eseguire ulteriori analisi. A questo punto la domanda che ci dobbiamo porre è questa: si può fare una didattica a distanza conservando le caratteristiche dell'approccio metodologico X? Andiamo ad analizzare ciascuna fase delle 5 E, mettendo a confronto didattica a distanza con didattica tradizionale, intendendo con questo termine la didattica in classe, cioè la didattica a scuola. Si evidenzia che nella fase di engage non ci sono sostanziali differenze. Con la didattica a distanza questa può essere condotta in modalità sincrona, gli studenti possono rispondere singolarmente alle domande di forma. Per la condivisione di idee la classe può essere suddivisa in gruppi virtuali e tutti gli studenti del gruppo possono collaborare per la realizzazione di un documento digitale. E alla fine, in modalità sincrona, sempre discussione delle idee ciascun gruppo. Con la didattica tradizionale questa parte viene condotta in classe. Explore è sicuramente la più critica. Con la didattica a distanza può essere eseguita solo in modalità sincrona, in ambienti adattati all'esperienza progettata e per ambienti adattati si intende la propria abitazione. Si utilizzano materiali e strumenti adattati alle necessità per l'esperienza da eseguire e per materiali adattati, si intendono materiali e strumenti casalinghi. Gli studenti durante la fase sperimentale non possono lavorare in gruppo e ancora l'insegnante non può vigilare e controllare gli studenti durante la fase sperimentale. Con invece la didattica tradizionale, cioè la didattica a scuola, questa viene presenza in ambienti di apprendimento adeguati, cioè laboratori, con materiali e strumenti adeguati e gli studenti inoltre possono lavorare in gruppo e l'insegnante può vigilare e supportare ciascuno studente durante la fase sperimentale. Quanto riguarda l'explain, non si evidenziano criticità particolari, con la didattica a distanza può essere condotta in modalità sincrona, gli studenti singolarmente possono elaborare documenti riportando i propri risultati e formulando ipotesi. In modalità sincrona, gli studenti in piccole gruppe possono condividere le proprie riflessioni formulando appunto un'interpretazione finale. Con la didattica tradizionale, non ci sono sostanziali differenze tra didattica a distanza e didattica tradizionale. Per la fase di evaluate con la didattica a distanza può essere condotta in modalità asincrona o sincrona, preparazione di presentazioni multimediali, poster, disegni, foto e video, e in modalità sincrona con la discussione degli elaborati finali. Con la didattica tradizionale, la fase di evaluate può essere svolta a casa o in classe, anche qui attraverso la preparazione di multimediali, e alla fine in classe con la discussione degli elaborati. È evidente che la fase di explore è la fase più critica. Un modo per rendere meno complessa questa fase potrebbe essere quella, per esempio, di fornire maggior tempo della discussione tra i gruppi
materiali non pericolosi e gli strumenti di facile utilizzo, di cui ci dobbiamo importare che l'esperienza verrà condotta in un ambiente casalingo. L'aspetto sperimentale, anche se eseguito sicuramente da ciascuno studente, questo può essere considerato comunque un valido contributo per far acquisire consapevolezza e autonomia nel lavoro, diventando così gli attori principali. Anche gli studenti più svogliati alla fine si sono impegnati, proprio perché motivati e stimolati nel mettersi in gioco in un ambiente di apprendimento virtuale rappresentato appunto dalla propria abitazione. Ok, allora questa prima parte è terminata, quindi Simonetta, se puoi continuare No, tu. Maria Grazia, guarda, sì, no, ma ti lascio la parola perché l'audio non era dei migliori e quindi penso che possiamo continuare con la tua parte e poi darò prima della mia, visto che anche questo è registrato, degli spunti su un'altra piattaforma ed altre possibilità appunto di didattica a distanza. Così andiamo dal vivo che insomma funziona meglio. Quindi continuo con ok. Sì, con la tua presentazione, ok. Allora, in questa seconda parte proveremo a fare una messa in situazione che è relativa all'argomento acqua ossigenata perché agisce come disinfettante. Quindi l'engage consiste nella visione di questo video che adesso vi manderò, in cui appunto bisogna, l'engage consiste proprio nel dimostrare cosa accade quando l'acqua ossigenata viene posta su una ferita. Allora, dopo la presentazione di questo video, vi si chiede di, scusate che provo a partire con. Attenzione, praticamente lo step successivo è, prima di tutto, rispondere ad un form. Prima di rispondere al form, quindi con i materiali e gli agenti disponibili, che tra l'altro è un elenco di materiali di cui già vi è stato dato praticamente l'elenco per via email, con i materiali e gli agenti disponibili, verificare in quali condizioni si osserva la produzione di effervescenza. Quindi i materiali sono patata kombucha, patata tagliata a pezzettini, foglia intera, foglia sminuzzata, sassolino, biscotto, lievito di birra,
acqua ossigenata commerciale, cioè al 3% peso volume e piattini. Prima di procedere con l'esperienza vera e propria, cioè di mettere l'acqua ossigenata a contatto con queste sostanze, vengono chieste le vostre previsioni. Quindi rispondete a questo form e rispondete che cosa appunto prevedete quando questi materiali vengono a contatto con questi, quando l'acqua ossigenata viene a contatto con questi materiali. Simonetta, hai messo. L'audio Ok. per un momento. Quindi al Allora, prossimo, ecco qui, adesso ci sentiamo. se i partecipanti possono rispondere al form il cui link è allegato in chat. E Ok, quanto tempo praticamente gli diamo? sono 2 minuti. Praticamente sono le loro previsioni. In poche parole, che cosa succede quando i vari materiali in elenco vengono a contatto con l'acqua ossigenata, si sviluppa o non si sviluppa effervescenza? E quindi dovete rispondere a queste domande. Forms è un modulo che ci consente di avere poi rapidamente le vostre risposte. Pian piano stanno rispondendo, ne vedo 18, quindi sta crescendo il numero di risposte. Ok. Venticinque, ventisei. Io ne vedo 28. Io 30. Quindi ecco, questo era anche un modo per praticamente capire come funziona Forbes. È un modulo che, come dicevo nella presentazione, consente di fare dei rapidi sondaggi. Spesso viene però anche utilizzato per fare dei test di valutazione. Ma vedete il mio schermo Sì, condiviso? Ok. non so se vuoi andare nelle risposte perché Sì. insomma i dati statistici chiaramente si aggiornano man mano che rispondi. Allora, queste sono le vostre previsioni. Stanno rispondendo ancora 49 partecipanti. Il tempo medio per ciascun partecipante è stato 1 minuto e 13. E per quanto riguarda la prima domanda, patata con buccia, la maggior parte delle persone ha risposto no. La piccola minoranza, precisamente il 13%, ha detto che sviluppa effervescenza. Per quanto riguarda la patata tagliata a pezzettini, si è ribaltata la situazione, sviluppa effervescenza per il 90%, il 5% ha detto no. Scusate, 5 partecipanti, quindi praticamente il 10% ha detto no. La foglia intera, no. 41 partecipanti, l'84%, sì, 8 partecipanti, il 16%. Per quanto riguarda la foglia, no, dove foglia sminuzzata, quindi il 47% ha detto sì e i tre partecipanti hanno detto no, il 6%, il sassolino
non sviluppa effervescenza 47 partecipanti contro 4, il biscotto non sviluppa effervescenza 44 contro 7, 44 contro 8, il lievito di birra sviluppa effervescenza 47 partecipanti contro 4 e infine 48 partecipanti su 4 hanno detto che ciò che si sviluppa, o meglio l'effervescenza, è dovuta all'ossigeno gassoso. A questo punto, dopo questo primo sondaggio, si potrebbe procedere con l'esperienza, cioè con la messa in situazione e verificare se effettivamente le mie previsioni coincidono con ciò che poi andrò ad osservare sperimentalmente. Quindi, per chi appunto ha preparato il materiale, i piattini e l'acqua ossigenata, ha 5 minuti, ma 5 minuti sono più un tempo più che sufficiente per verificare effettivamente che cosa accade. Con patata kombucha, sempre patata tagliata a pezzettini, foglia intera, foglia sminuzzata, sassolino, biscotto e così via. Cosa devo fare? Verificare sperimentalmente il tipo di reazione che avviene quando i differenti materiali vengono a contatto con acqua ossigenata, osservare e quindi alla fine formulare delle ipotesi. Quindi da adesso in poi partono 5 minuti per fare l'esperienza. Anche qualche minuto in meno, insomma, veramente Sì, sarà una sì. cosa immediata. Non so se tutti quanti hanno il materiale, se no, insomma. Possiamo dire magari due parole che sicuramente utilizzare questo form prima e dopo. Mette anche in evidenza misconcezioni o altri aspetti su cui poi doversi soffermare e lavorare, quindi in contrapposizione da quanto previsto e quanto invece poi si è realmente osservato, diciamo, quindi questo approccio, come al solito, è sempre molto valido come strumento per l'insegnante. E poi diciamo, il vantaggio è di avere dei risultati in tempi rapidissimi, insomma, quindi in diretta, così proprio come abbiamo fatto per fare le nostre previsioni. Allora, anche in questo caso, ahimè, dovrete rispondere al form su che cosa ho osservato. Simonetta, hai messo già il link del form Sì, in chat? fatto. Ho messo anche il Ok. secondo link, il secondo form. Non lo so se vuoi mostrare per capire se stanno rispondendo. Sempre per dare delle indicazioni, all'interno della scuola, quindi tutti i ragazzi, gli studenti sono accreditati, quindi in quel caso, possiamo anche risalire a chi ha risposto cosa. Diversamente, in questo caso, chiaramente essendo aperto a tutti, al di fuori dell'organizzazione, è un sondaggio anonimo a tutti gli effetti, quindi insomma dipende da cosa vogliamo evidenziare, quindi un semplice sondaggio, quindi le percentuali in base alle risposte, oppure lavorare sul singolo alunno nel nostro caso. Ci sono già le prime risposte, 13 partecipanti. La foglia sminuzzata continua ad avere 10 sì, effervescenza e 4 no. Il sassolino sviluppa effervescenza. 14 no.
Il lievito di birra, 15 sì e un no. E per la maggior parte tutti hanno risposto che ciò che si libera è ossigeno gassoso. Direi, non lo so, forse di fermarci qui perché probabilmente non tutti avevano il materiale disponibile. Sono passati 5 minuti comunque. Sì, insomma, andiamo avanti, nel senso che questo Sì. diventa anche un approccio No, oddio, semplificativo di no, no, adesso un'attività. praticamente le risposte sono 35. Quindi diciamo che alla fine patata kombucha, la differenza tra sì e no si è praticamente ridotta, praticamente quasi tutti hanno risposto no. Patata tagliata a pezzettini, quasi tutti hanno risposto sì, soltanto due no. Foglia intera no. Foglia sminuzzata, e qui praticamente c'è un 50, quasi un 47% no e un 53% sì, quindi praticamente ci sono dei dati alquanto discordanti. E il Non abbiamo chiesto sassolino. che tipo di foglia avessero preso, perché anche quella può fare la differenza, però insomma Infatti, è un'ulteriore variabile su cui poi poter lavorare, ecco. certo, il biscotto assolutamente no, il lievito di birra, ecco, c'è un no, e probabilmente non so per quale motivo, ci potrebbe essere un lievito non attivo, un lievito che ha perso in attività, e poi quasi tutti ossigeno gassoso. Quindi ritorno praticamente alla nostra presentazione e praticamente alla fine ciò che è stato osservato per chi non ha potuto fare l'esperienza, ho preparato un video di quello che è stato effettivamente osservato da ragazzi mentre eseguivano l'esperienza. Sta Quando l'hai partendo questo. presentazione, Maria Grazia, però. No, Non c'è? non sei in presentazione. Ma non riesce a partire la presentazione, non so per quale motivo. Vabbè, non importa, tanto lo vediamo lo Si stesso. sente? Allora, in base a quello che abbiamo osservato, sperimentato, possiamo dire che quali sono le conclusioni? Che in base ai risultati ottenuti possiamo suddividere, fare una prima distinzione tra organismi viventi e organismi non viventi. Gli organismi viventi si sono dimostrati tutti reattivi. Perché tutti reattivi? Perché presentano nelle loro cellule la catalasi, un enzima che ha la funzione di essere un catalizzatore di reazioni biologiche, ma anche e soprattutto di proteggere le strutture viventi dall'azione nociva dell'acqua ossigenata.
E nel video abbiamo praticamente anche sperimentato il tessuto, il fegato bovino. Infatti la catalasi è presente in particolar modo nel fegato e la reazione è molto praticamente energica, si sviluppa un'effervescenza molto elevata. L'acqua ossigenata a contatto con la catalasi praticamente si scinde, formando appunto l'effervescenza, cioè un gas. Gli organismi non viventi non sono reattivi perché in essi non è presente la catalasi. Quindi alla fine, trattando tessuti vegetali e tessuti animali con acqua ossigenata, si libera effervescenza. Se il tessuto viene schiacciato, per esempio, in un mortaio, l'effervescenza aumenta sia a causa dell'aumentata superficie di contatto tra i reagenti, cioè tra l'enzima catalasi e il substrato, ma anche per la rottura delle pareti cellulari, rendendo così disponibile la catalasi affinché possa appunto reagire. A questo punto possono nascere nuove domande. Quindi la domanda potrebbe essere che tipo di gas si libera dalla reazione dell'acqua ossigenata quando viene a contatto con uno dei materiali utilizzati nell'esperienza precedente, oltre a tutta una serie di altre domande che possono essere sottoposte ad analisi e sperimentazione. Quindi la messa in situazione potrebbe essere, secondo te, che tipo di gas si libera dalla reazione dell'acqua ossigenata quando viene a contatto con uno dei materiali utilizzati nell'esperienza precedente? Verifica sperimentalmente utilizzando i seguenti materiali. Quindi abbiamo ipotizzato di utilizzare acqua ossigenata al 3%, lievito di birra, bicchiere trasparente, semplicemente accendino e stuzzicadenti. L'esperienza, ho riportato praticamente il video di questa esperienza che serve appunto a dimostrare che ciò che viene prodotto dalla scissione dell'acqua ossigenata con catalasi è ossigeno. Quindi abbiamo introdotto del lievito di birra all'interno del bicchiere. Abbiamo aggiunto dell'acqua ossigenata, si sviluppa effervescenza, si procede a questo punto con l'accensione di uno stuzzicadenti e al suo successivo spegnimento. Come si può notare, lo stuzzicadenti si riaccende, a dimostrazione che il gas che si sta sviluppando è ossigeno. Quindi la fiamma si ravviva grazie appunto all'azione comburente dell'ossigeno che appunto si libera dalla decomposizione dell'acqua ossigenata quando viene a contatto con l'enzima catalasi. Quindi grazie a queste due semplici esperienze, l'acqua ossigenata agisce come disinfettante, prima di tutto grazie alla sua azione meccanica, quindi
Quando l'acqua ossigenata viene posta su una ferita, l'effervescenza prodotta serve in primo luogo ad esercitare un'azione meccanica di pulizia, rimuovendo lo sporco dalle ferite da caduta, come per esempio terra, erba e microrganismi, e inoltre l'azione disinfettante dovuta appunto all'ossigeno, allo stato nascente che si libera. Questo è un potente ossidante. E andrà ad uccidere tutti i microrganismi presenti nella ferita. Ulteriori approfondimenti si possono fare andando ad analizzare la catalasi. La catalasi è un enzima che presenta quattro subunità identiche e ognuna di queste con il suo sito attivo, contenente lo ione ferro. Quindi, grazie praticamente, cioè la catalasi è un enzima molto, molto potente, molto forte, molto veloce, praticamente riesce, ogni molecola di catalasi riesce addirittura a decomporre milioni di molecole di acqua ossigenata al secondo. E questa praticamente attività viene esplicata attraverso due fasi. In una prima fase la catalasi rompe l'acqua ossigenata in due parti, in acqua più ossigeno. In una seconda fase, sempre un'altra molecola di acqua ossigenata viene praticamente rotta in acqua più ossigeno, quindi ossigeno atomico più ossigeno atomico vanno a formare appunto l'ossigeno molecolare. E il meccanismo, ulteriori approfondimenti possono essere realizzati andando praticamente a spiegare il meccanismo di reazione. Il meccanismo di reazione che è un meccanismo modello chiave serratura, in effetti è un meccanismo superato e sostituito dal modello del riconoscimento dinamico chiamato adattamento indotto, in cui il sito attivo dell'enzima è in grado di modificarsi quando si va a legare al substrato, cioè all'acqua ossigenata, presentando così una forma complementare al substrato. Io avrei finito, quindi non so se ci sono delle domande o se vogliamo lasciarle alla fine della presentazione, Simonetta. Dimmi tu. Beh, possiamo anche racchiuderle tutte alla fine, insomma abbiamo due argomenti diversi e comunque in tutti e due gli aspetti tratteremo comunque la possibilità di utilizzare delle piattaforme di e-learning. Tu hai presentato Office 365, adesso io vado a spendere due parole con un qualcosa di registrato sperando che si senta meglio su Moodle e poi altre attività possibili. Sempre a confronto con una didattica in presenza e una didattica a distanza. Quindi provo un attimo a lanciare appunto la mia presentazione registrata per quanto riguarda la piattaforma Moodle. Allora, spero che la vediate e faccio partire l'audio. Si vede? Sì, giusto? Il termine ambiente di apprendimento è legato proprio ad una filosofia, come abbiamo detto, educativa costruttivista. La conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto. Ecco una breve Ecco. presentazione che vuole illustrare le potenzialità della piattaforma Moodle come piattaforma di e-learning. La parola Moodle era in origine un acronimo, ambiente di apprendimento dinamico, modulare, orientato agli oggetti, ma anche un verbo che descrive il processo di vagare attraverso qualcosa che spesso porta a momenti di introspezione e creatività, caratteristiche proprio di Moodle. Moodle è stato creato e progettato da un informatico che era però anche un educatore e si basa sui principi del costruttivismo sociale. Quindi ciò comporta un utilizzo consapevole e mirato dell'ambiente digitale, è possibile superare i limiti di spazio e tempo della classe e potenzia gli effetti di alcuni aspetti dell'apprendimento attivo, in cui gli studenti sono quindi protagonisti.
Il termine ambiente di apprendimento è legato proprio ad una filosofia, come abbiamo detto, educativa costruttivista. La conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto a carattere istuato, quindi ancorato nel contesto concreto, e si svolge attraverso particolari forme di collaborazione sociale. Per questi motivi anche l'ANISN ha scelto la piattaforma Moodle come piattaforma di e-learning per i suoi corsi, ambienti di apprendimento e di formazione, proprio perché è molto vicino al modello costruttivista su cui si basa l'approccio IPSE. È chiaro che l'attività in presenza è imprescindibile, però Moodle permette un ambiente di apprendimento misto, quindi un blended learning, che è composto da attività, da risorse, da una classe, un corso virtuale, ma anche una classe, un corso reale, fatte da persone, da studenti. Un altro aspetto importante è che è un ambiente con una struttura iniziale che si trasforma nel tempo, sia quantitativamente che qualitativamente, per adeguarsi alle specifiche situazioni formative. È un ambiente quindi dinamico che si plasma in base agli eventi del processo, ai materiali inseriti e ai progetti realizzati dagli studenti o proposti dall'insegnante. L'ambiente permette composizioni multimentali, dove quindi i singoli autori possono condividere e produrre materiali collegati ipertestualmente. Che cosa può fare lo studente? Ha una password e quindi ha la possibilità di accedere, può vedere, scaricare materiali, interagire e essere validato dall'insegnante. Quali sono i principali vantaggi? Attività sia sincrone che asincrone, che fanno sì che il tempo di apprendimento non sia limitato. La personalizzazione del percorso, è possibile costituire gruppi o supportare in maniera diversa ragazzi diversamente abili o DSA. È possibile quindi espandere i materiali di studio, fornire dei feedback. La tracciabilità di tutte le attività degli studenti dal punto di vista di una didattica a distanza diventa fondamentale. E è possibile quindi un'interazione con l'intera comunità, insegnanti e studenti, attraverso ad esempio dei forum in modalità asincrona, attraverso la chat in modo sincrono. Vediamo alcuni strumenti e attività principalmente utilizzabili. Come abbiamo appena detto, i forum, quindi i messaggi possono essere inviati da tutti e visti da tutti, e ad esempio per questa attività l'ho utilizzata come spazio per domande. Spesso arriva in classe, soprattutto l'alunno più motivato che ha studiato e ha qualcosa che non ha compreso, ho chiesto loro di fare la domanda sul forum, tutti potevano rispondere e dare il proprio contributo con chiaramente la supervisione dell'insegnante. Un'altra attività possibile è la web quest, quindi gli alunni preparano un contenuto digitale in qualsiasi formato e lo sottopongono caricandolo appunto sul server del corso, in questo caso solo l'insegnante può vedere il contenuto di quanto caricato. Un'altra attività è il workshop, che è un'attività di valutazione reciproca, quindi è un peer assessment, e offre quindi ai partecipanti la possibilità di giudicare reciprocamente con diverse modalità i propri lavori o dei lavori di esempio. Wiki è invece un editor che permette di scrivere documenti in modo collaborativo e quindi con questa modalità è possibile fare dei lavori di gruppo. Qui sono riportate un paio di esempi su una pagina Moodle di un corso dove è possibile vedere un'attività. Si tratta di un corso CLIL attivato all'interno del mio corso di chimica organica e è possibile dare materiali, delle soluzioni, dare delle possibilità di attività di scaffolding attraverso dei training o dei filmati, dei video tutorial. È possibile quindi assegnare una web quest, un'attività e come dicevo un peer assessment attraverso quindi un workshop, e in questo caso i ragazzi avevano assegnato una relazione di laboratorio in inglese e ogni studente ha poi valutato in maniera cieca altri due relazioni di altri due compagni.
Sotto vedete invece la possibilità del wiki, quindi questa attività collaborativa, dove appunto c'è una scheda, un form in Word e è poi il simbolo in cui possono entrare e comporre il contenuto del loro lavoro di gruppo. In particolare a sinistra c'è il workshop, chiaramente ho oscurato i nomi, dove ogni alunno ha 3 voti, 2 da altri 2 compagni più il voto dell'insegnante, si può decidere il peso del voto degli alunni e dell'insegnante, è possibile anche vedere i voti assegnati da quell'alunno agli altri 2 alunni, potrebbe essere anche possibile valutare la valutazione data. Tutto è fatto attraverso una griglia con degli indicatori, quindi la griglia è condivisa sia nell'elaborazione del report in questo caso, ma anche poi nella valutazione da parte dell'insegnante e degli alunni. Qui a destra invece è una classica pagina appunto wiki collaborativa e come vedete questo è il contenuto che hanno elaborato uno dei 4 gruppi dove poi è possibile vedere, modificare, fare commenti ed altro per dare l'idea appunto che è un sistema collaborativo. Ringrazio tutti per l'attenzione. Allora, diciamo che quindi in questo caso ho presentato un'altra piattaforma con i suoi strumenti da poter utilizzare quindi in maniera molto più pesante e molto più attiva in una didattica a distanza. Allora, a questo punto, se insomma non ci sono domande o d'altro, comunque lo lasciamo alla fine di questo intervento. Parto con il secondo argomento che faceva parte appunto di questo workshop, insomma di questo corso, queste attività di oggi. Da chi ci dobbiamo difendere? Prende spunto da proprio un corso Amgen Teach del Lazio dello scorso anno, in cui con Dada Musaccia appunto avevamo dato come tema superbug, microrganismi, scienze e società, e diciamo che mai come oggi è attuale. Da chi ci dobbiamo difendere? Ha chiaramente degli obiettivi, fare in modo che gli alunni possano comprendere l'importanza appunto dei microrganismi e il loro ruolo anche positivo nella nostra condizione di benessere. D'altra parte però è chiaro che associamo quindi la possibilità di una malattia, che è non solo un fenomeno biologico, ma appunto anche sociale, che ha quindi delle interconnessioni sul singolo individuo, sulla famiglia, sul territorio, sui cittadini. Su questo diciamo l'abbiamo vissuto in prima persona, come il diritto alla salute del singolo, della collettività, alle volte si è contrapposto invece al diritto di libertà dell'individuo, del singolo. E quindi comunque ha un valore nel potenziare la capacità di riflessione e capacità critiche. Perché occuparsi di microbi? Prima di entrare nel merito, voglio spendere 2 parole sul contesto e sottolineare un aspetto metodologico, insomma, ben noto, ma che potrebbe avere ruoli importanti sempre in questa didattica a distanza. Già nel febbraio del 2018 le indicazioni nazionali sottolineavano come, per quanto riguarda l'Agenda 2030, l'obiettivo 4 metteva in primo piano proprio la scuola e gli insegnanti, appunto quello di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. E quindi c'era un impegno ulteriore per noi insegnanti perché dovevamo fornire anche competenze culturali, metodologiche e sociali per la posizione appunto di una consapevolezza di un cittadino che debba avere quegli strumenti per dare il suo contributo e cambiare in meglio il futuro e la società. Allora, no, stavo guardando la chat, ma manca l'audio, mi sentite? Io sento Simonetta. Riuscite anche a vedere il video, le diapositive? Ah, perfetto, ok, no, leggevo con la coda dell'occhio la chat e mi era parso di capire che forse mancasse qualcosa, allora posso procedere. Quindi oltre questo obiettivo 4 che ci vede direttamente coinvolti, vede coinvolta la scuola,
Il contesto in cui si inquadra questo intervento è sicuramente l'obiettivo 3 dell'Agenda 2030, cioè assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, quindi garantire questa vita sana. E oltre a fare riferimento a cause di morte infantile e materna, si fa riferimento anche ad alcune malattie come la malaria, tubercolosi, poliomielite, l'AIDS, insomma, l'accesso all'acqua pulita, all'igiene. E questo personalmente mi ha fatto riflettere, perché uno ha provato a raccontarlo e a passare questo messaggio ai propri studenti, però era difficile perché molte malattie non le sentiamo vicine, possiamo dire che sono state completamente debellate in Italia, in Europa, e quindi è qualcosa di lontano. E insomma, forse quello che abbiamo passato appunto con il coronavirus ci ha reso tutti quanti più sensibili, quindi per alcune malattie che sentiamo lontane, altre sono arrivate a noi in maniera improvvisa e ci hanno veramente cambiato. E quindi forse ci permette di essere più sensibili nel pensare, osservare cosa succede a livello però globale per altre malattie. Sì, chiaramente l'Agenda 2030 pone dei traguardi, ma possiamo anche andare oltre. Chiaramente c'è anche benessere della salute mentale, quindi una copertura sanitaria universale, anche questo potrebbe far molto riflettere, anche perché, come dicevo prima, noi siamo chiamati dal prossimo anno scolastico a dare il contributo in quella che sarà l'educazione civica, che verrà introdotta in maniera verticale per tutti e appunto sembra, almeno da quello che ho cercato di capire per le superiori, ci sarà una disciplina ma a cui concorreranno tutti, quindi anche noi insegnanti, diciamo, di materie scientifiche e di scienze. Sicuramente dovremmo dare il nostro contributo, quindi diciamo questo si rifà appunto il contesto di questo mio intervento di oggi e è chiaro che possiamo raggiungere gli obiettivi, i traguardi dell'Agenda 2030, almeno per l'obiettivo appena enunciato, il numero 3, è solo dando conoscenza e consapevolezza ai giovani, ai nostri alunni. Sul metodo, e volevo spendere due parole sullo storytelling che appunto verrà utilizzato, a parte l'abbiamo anche visto con la storia iniziale dei due bambini e del cartoon introdotto da Maria Grazia, che è un termine un po' esotico, insomma di narrazione, è più arricchito per quanto riguarda il digital storytelling perché ci sono anche audio, video, interattività. E oltre ad essere sicuramente uno strumento utile nella fase di engage, nella motivazione, diventa forse uno strumento utile soprattutto perché abbiamo purtroppo perso con questa didattica a distanza quella comunicazione non verbale che ha comunque il suo peso. Quindi, insomma, riprendere questo strumento può essere, a mio avviso, utile. Altro aspetto che comunque è molto legato all'argomento che sto per trattare sono chiaramente le misconcezioni, non entrerò in merito, però appunto ci dobbiamo sempre ricordare che le volte è più importante non ciò che i bambini non sanno, ma ciò che invece sanno e quindi questi schemi concettuali spontanei che sono alternativi a ciò che cerchiamo di trasmettere, di insegnare loro. E altro aspetto da non trascurare è che i ragazzi, i bambini mantengono queste misconcezioni anche al di fuori del contesto classe e alle volte creano degli strani ibridi tra la misconcezione pregressa e i concetti corretti che almeno noi tentiamo di trasmettere. Allora, di che cosa ci occuperemo? Se i microbi esistono, quanti sono, cos'è un'infezione o una malattia infettiva? Come si trasmette una malattia e soprattutto sono tutti patogeni. L'attività che vi propongo ha come titolo Hi, I am a microbe, quindi già questo ci dà l'idea proprio dello storytelling. Si tratta quindi di un'intervista, di una presentazione. Subito vi pongo a confronto la possibilità di fare questa attività in presenza e a confronto, come ha fatto anche Maria Grazia, in maniera asincrona, comunque in una didattica a distanza. L'attività si basa sul fornire una scheda da compilare e del materiale selezionato dall'insegnante per diverse malattie
gli alunni in gruppo, utilizzando il materiale, compilando la scheda che poi vedremo, dovranno immaginare di personificare questo microbo e quindi conoscerlo sufficientemente bene per presentarsi in un'intervista. E quindi ogni gruppo lavorava in presenza, preparava questa intervista, quindi studiando, lavorando con l'ausilio, lo strumento della scheda, il materiale appunto fornito dall'insegnante, e poi c'era la presentazione in plenaria. Allora, come possiamo lavorare a distanza? Sicuramente un'attività wiki che ho presentato prima, collaborativa, può essere utile. È possibile creare gruppi, ad ogni gruppo si iscrivono un numero limitato quindi di alunni, si fornisce del materiale, si fornisce la scheda bianca, in modo collaborativo possono cercare le informazioni dal materiale e compilare questa scheda. E quindi comunque prepararsi per questa intervista. Come dicevamo prima, il materiale all'interno, se è dedicato a un gruppo, non è visibile da tutti. L'insegnante a un certo punto può condividere il materiale prodotto da dai singoli gruppi per l'intera classe, e è possibile in questo caso, in una modalità invece sincrona a distanza, che ogni gruppo presenti e svolga la propria intervista. Vi faccio vedere la scheda tipo che potremmo fornire ai nostri alunni, dove chiaramente ci sono degli indicatori, l'agente infettivo, i sintomi, la diagnosi, il tasso di mortalità, la trasmissione, la prevenzione, il trattamento, la storia. Quindi si dice loro di fare attenzione sulla storia della malattia, gli aspetti biologici, appunto le modalità, abbiamo detto, di trasmissione, il trattamento terapeutico. E anche se ci sono delle ricadute politiche, sociali, etiche, quindi hanno l'ausilio della scheda per andare a identificare queste informazioni e poi immaginare un'intervista e le domande quindi che sono personificate, quindi l'alunno in quel momento rappresenta il microbo responsabile della patologia. Io penso che questa attività, poi magari nella discussione ci confrontiamo, mi fa piacere avere un vostro feedback, possa essere proposta anche nelle scuole medie, dove chiaramente diventa importante la scelta degli indicatori nella scheda o il materiale, il livello, diciamo, di approfondimento del materiale fornito agli studenti. Questo, partendo da un lavoro di gruppo, una ricerca motivati dal personaggio microbo e dall'intervista, ci ha permesso di individuare sia gli organismi che producono la malattia, e chiaramente qui sono riportati alcune malattie che potrebbero essere state sottoposte all'indagine, all'attività degli alunni, che quindi coprono diversi microrganismi. Ora continuiamo a utilizzare questa parola generica per coprire tutto questo mondo molto diversificato dai virus e batteri, miceti, protozoi e ermiti. Quando questa attività è andata avanti e ha preso piede, diventerà sicuramente più semplice sottolineare la differenza, per esempio, tra infezione e malattia. Quindi è un'origine esogena, cioè appunto è provocata da un microrganismo ed è proprio l'incontro tra l'organismo sano che diventa ospite e il patogeno, mentre l'infezione chiaramente significa che l'organismo sano è venuto a contatto col microbo, ma non è necessario che sia risolta poi in una malattia. E anche qui abbiamo tantissimi esempi di quello che abbiamo dovuto vivere, quindi portatori sani, asintomatici, eccetera. E quindi comunque l'esperienza del coronavirus ci ha portato, anche se chiaramente stiamo parlando di influenza, stiamo parlando di un virus, però ci dà molti esempi che questa volta, ahi noi, abbiamo comunque affrontato personalmente tutti quanti, più o meno direttamente. Altro aspetto che comunque ci può aiutare dopo queste attività, e ancora ci sono molti link a quello che ha portato il Covid-19, e appunto, passando dall'agente infettivo alla malattia infettiva, vari fattori che possono essere legati direttamente all'agente infettivo, all'ambiente o all'ospite, insomma, addirittura per quanto riguarda il coronavirus, ci sono degli studi che cercano di trovare delle correlazioni tra il tasso alto di persone infettate e zone altamente inquinate, quindi come si è diffuso questo
virus nelle droplet, piuttosto che appunto forse quella popolazione vivendo in un ambiente appunto inquinato con molto smog aveva l'apparato respiratorio più sensibilizzato. E le persone fragili, gli anziani, quindi lo stato dell'ospite. Quindi, in seconda battuta, questi aspetti possono essere sicuramente approfonditi. Se pensate che questo approccio, questa attività per i più piccoli sia complessa, vi propongo un'attività alternativa. Parte dai bag, poi vedremo appunto il sito, comunque la possibilità di avere tanti materiali, questa scheda. Chiaramente è personificata, abbiamo due personaggi, due bambini, Giulia e Alex. Giulia ha le mani più pulite, Alex è più sporche, quindi ci si domanda cosa ci può essere sotto le unghie di questi due bambini. Io ho messo tra virgolette, insomma, dalla traduzione possiamo osservare da vicino, perché insomma, dobbiamo essere sempre molto attenti e precisi quando usiamo determinati termini, che cosa intendiamo da vicino e cosa riusciamo a vedere o con i nostri occhi o con degli altri strumenti. Però è interessante anche due aspetti, perché per esempio Giulia ha mal di gola, la gola arrossata, quindi si consiglia di prendere dei liquidi, assumere degli antidolorifici, e poi ci si chiede qual è la fonte, quindi se siamo di questa malattia, la causa, scusate, se è un batterio, un virus, quindi si apre tanto al discorso dell'uso di antibiotici o d'altro. E poi c'è un altro confronto, per esempio l'asma di Alex, in questo caso non è causata da un patogeno. Quindi, insomma, senza entrare nel dettaglio di questa appunto scheda, possiamo avere appunto degli spunti e un approccio diverso se reputiamo, soprattutto per i più piccoli delle medie, visto che il taglio era secondaria di primo e secondo grado per il mio intervento, partire invece da questa proposta alternativa, e che ci conduce quindi comunque e capire che i microbi possono essere in alcuni casi dannosi per l'uomo e magari farli riflettere di che cosa ci dobbiamo preoccupare al giorno d'oggi. Insomma, è chiaro che tutti saranno mirati a quello che abbiamo vissuto di recente, ma magari farli riflettere come in passato, per esempio, il morbillo metteva molte vittime e quali sono le vie di trasmissione ed altro. Quindi un percorso analogo che però parte da una situazione, un engage, un contesto leggermente diverso. Come dicevo, gli spunti sono tantissimi. Sul sito di eBug, quindi basta digitare eBug, c'è veramente tantissimo: attività, schede, materiali. Alcuni di questi sono anche tradotti in italiano con la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, insomma, abbiamo di materiale da cui accedere, e per certi versi anche TED Education ha delle video, delle animazioni, insomma, che possono essere utili proprio nel contesto specifico in cui ci stiamo muovendo in questo mio intervento. Come appunto ho fatto con voi, Maria Grazia, insomma, utilizzando un form, potremmo sempre partire da una situazione e fare un sondaggio iniziale, perché appunto che cosa verrebbe fuori se all'inizio di tutto chiedessimo ai nostri alunni che cos'è un batterio: è un microrganismo nemico dell'uomo, un microrganismo che può collaborare con l'uomo, un microrganismo che si organizza per sopravvivere nell'ambiente o altro, oppure appunto se è buono o cattivo. Questo insomma è un sondaggio un po' datato, ma immagino che la percentuale sarà tutti che lo vedono come un nemico dell'uomo, oppure appunto che è cattivo. Quindi questa è la premessa. Ma insomma, una proprio delle mie primissime diapositive era pensare come conviviamo con questi microrganismi anche nello stato nostro di benessere, e quindi realmente da chi ci dobbiamo difendere o con chi stiamo quotidianamente, perché se pensiamo che la maggior parte appunto delle cellule del nostro corpo sono batteri. Quindi su questo però concluderò il mio intervento con un lavoro, insomma, un National Geographic molto interessante su qual è il futuro di questi microrganismi con cui conviviamo in maniera inconsapevole. Chiaramente è possibile, un'altra attività che vi vengo a proporre è domandare o cercare di far comprendere appunto come siamo circondati quotidianamente, senza che ce ne accorgiamo, da microrganismi.
E quindi provare a progettare, questa sarebbe la domanda investigabile in un approccio X, non sto qui a descriverlo perché le fasi le ha abbondantemente descritte Maria Grazia nella prima parte di questi interventi, e quindi un'esperienza che possa mettere in evidenza dove si annidano i batteri, utilizzando dei materiali facilmente reperibili, perché magari possiamo vedere come anche questa attività forse potrebbe essere anche condotta a distanza. È chiaro che nell'approccio X c'è la domanda investigabile, si può scegliere se dare o no già dall'inizio un elenco di materiali da utilizzare, si fa lavorare il singolo, poi in piccoli gruppi, si presenta in plenaria la proposta dell'attività investigativa, quindi dell'esperimento che dovrebbe quindi rispondere alla domanda investigativa e mettere in luce dove sono presenti questi microrganismi e quindi sperimentare e condividere risultati. Quindi come possiamo trasportare questa attività in una didattica a distanza? Per esempio chiedere una risposta anche semplice di poche righe ad ogni singolo attivando una web quest, quindi ogni alunno deve nel giro di poco tempo rispondere alla domanda e proporre qualche cosa. Poi a partire e attivare lavori di gruppo attraverso la modalità Wiki, sempre su Moodle, che abbiamo visto prima. E quindi in maniera collaborativa i ragazzi si confrontano, scrivono il materiale, utilizzano e dicono, descrivono in che modo utilizzare l'elenco di materiali forniti dall'insegnante. A questo punto chiaramente è visibile questa parte, l'insegnante può decidere se comunque far già illustrare le attività dei singoli gruppi in modalità asincrona, anche se a distanza. Chiaramente il neo sta nell'attività di laboratorio, nell'explore. Però insomma è anche vero che pur fatto da casa, adesso vediamo le indicazioni per poterlo fare da casa. Spesso, insomma, lo vedo anche con i miei figli, ormai comunque si vedono gruppetti di amici, quindi si può anche immaginare che non è il singolo che fa l'attività a casa propria, ma due o tre alunni, tanto i ragazzi si vedono comunque, possano fare insieme questa attività che maggiormente dovrà essere tutta documentata con immagini, foto, appunto filmati ed altro che la descrive. E chiaramente poi i risultati verranno condivisi in maniera sempre sincrona, anche se in modalità a distanza. Effettivamente, insomma, è possibile coltivare batteri su piastre di agar fatte in casa, perché appunto è possibile utilizzare semplice brodo di manzo, gelatina e zucchero. L'unico lato in cui bisogna fare un po' attenzione è il fatto che l'acqua va fatta bollire per la preparazione dell'agar e quindi questo versare poi dell'acqua più bollente potrebbe essere pericoloso e quindi bisogna fare attenzione in base anche o dove è possibile la presenza dei genitori o a chi appunto dare queste indicazioni. Qui riporto piastre di Petri, ma è possibile tranquillamente utilizzare anche quelle vaschette che ci vengono date al banco del fresco al supermercato per ricotta, formaggio grattugiato ed altro, perché hanno poi il vantaggio che si chiudono abbastanza bene e sono anche con superfici più grandi, quindi è possibile poi poggiare sopra a contatto oggetti anche molto più grandi di quello che si potrebbe fare su il diametro, appunto le dimensioni di una piastra Petri. E quindi tutto il resto, chiaramente cucchiai, nastro adesivo, pentarelli, contofioc, sono tutte cose che si possono tranquillamente trovare a casa. Per quanto riguarda l'incubatore, è possibile trovare in base alla stagione comunque un posto un pochino più caldo dove lasciare appunto ad incubare queste scatole chiuse col nastro adesivo. È possibile fornire tutte le indicazioni, le cautele nel preparare, nel versare appunto che non sia troppo freddo perché gelifica all'interno della pentola, l'agar piuttosto che appunto il problema della contaminazione che sarà chiaramente non facile da gestire, ma è anche un modo per imparare. E queste agar si può conservare una volta pronto 1 o 2 giorni in frigorifero. È chiaro che
si lascia a loro la scelta di cosa evidenziare e come evidenziare, perché insomma si può fare un pochino di tutto, toccare, raccogliere lo sporco sotto le unghie, passare il cottofiocche su maniglie, cellulari, tastiere di computer ed altro. Anche qui adesso vedremo come analizzare questi dati insieme a loro, anche se insomma, il rischio c'è che vengano poi coltivati patogeni, soprattutto se lavoriamo a 36-37 gradi, quindi un'indicazione di sicurezza è quella di dire di non riaprire più queste capsule Chaeti o con queste scatole, una volta che le abbiamo sigillate con lo scotch, e comunque smaltirle nell'indifferenziata. Quali sono i concetti che possono essere trasmessi, soprattutto per i ragazzi un pochino più grandi, appunto il passaggio da una colonia visibile macroscopicamente alla cellula che comunque è arrivata sull'agar, e soprattutto che colonie diverse sono di origine di microrganismi diversi, i meccanismi, i tempi di riproduzione, chiaramente il ruolo di saponi, disinfettanti che possono essere aggiunti. Qui appunto vi riporto una piastra che è stata tenuta aperta un'aula l'intera giornata, incubata poi per 48 ore a 36 gradi, e è interessante vedere che poi dopo questi 48 ore fatta la foto, la piastra è stata una trentina di giorni in un frigorifero, e come siano quindi emerse anche colonie nuove che inizialmente non erano presenti nella forma, nei colori ed altro. E anche in questa piastra forse non si vede molto bene per il riflesso, ma a sinistra ci sono delle dita sporche e a destra dopo aver lavato le mani. E questo è molto interessante perché qui le colonie sono localizzate in punti ben precisi delle tre dita che erano state appoggiate sulla piastra, e qui si vedono meglio la forma delle dita, perché cosa è successo? È vero che col lavaggio abbiamo portato via le cellule, gli organismi che da contatto ed altro erano momentaneamente presenti sulla nostra pelle, sulle nostre dita, ma strofinando e asciugando con appunto l'asciugamano abbiamo reso più accessibili invece i microrganismi che vivono sulla nostra cute. Quindi questo è anche un aspetto interessante da sottoporre. Come vi dicevo, appunto, culture diverse vengono da cellule diverse, quindi microrganismi diversi, e quindi si può dare loro una scheda, appunto, che li può in qualche modo classificare, identificare a seconda della forma, della coltura, i margini, il profilo piatto, convesso ed altro, e la superficie, finché è visivo, appunto, liscio, rugoso, opaco. Chiaramente qui c'è un indicatore, questa è sempre una scheda da iBug, che riguarda la consistenza. Questo potrebbe essere un invito ad aprire e toccarle o manipolarle, quindi volendo, per motivi di sicurezza, si può omettere questo indicatore. Le fonti, appunto, vi ho detto prima, iBug piuttosto che TED Education. Ma trovate anche in Esperimentanda questo link dove c'è proprio come coltivare i batteri, quindi si trova molto in internet a supporto appunto delle nostre attività, soprattutto se dobbiamo condurle a distanza. Allora, chiaramente qui insomma è semplicemente un'immagine, ma si può aprire tutto il mondo dei disinfettanti, battericidi, eccetera, l'alone di non crescita ed altro. Sì, leggo, insomma, mi stavo distraendo leggendo sulla chat. Sì, è chiaro che occorre fare attenzione. È anche vero che si coltivano, ma ciò che loro hanno comunque intorno a loro, perché da lì li hanno presi. E quindi quando li abbiamo in qualche modo amplificati in numero nella piastra, forse appunto è il caso di lasciarli sigillati in modo tale da non aumentare la carica di questi microrganismi, quindi averli in qualche modo amplificati, come dicevo, in numero. Chiaramente tutto ciò, dopo aver scoperto il mondo invisibile che ci circonda, può aprire appunto un dibattito se siamo troppo o poco troppo puliti, e
e quindi farli sicuramente riflettere su questo. Quindi non sto qui a immaginare scenari possibili, però sicuramente questa esperienza li porta a riflettere. Insomma, il mondo sterile non esiste e siamo continuamente circondati, eppure, insomma, in media stiamo bene. Andiamo un po' verso la conclusione perché insomma io insomma, sono concentrata nelle mie diapositive, in quello che vi sto raccontando e quindi non leggo la chat, non lo riesco a fare, per cui sicuramente lasciamo un pochino di tempo per poi confrontarci insomma sull'intero percorso. Ci sono dei video molto carini, sono in inglese. Che sottolineano invece quanto sono utili i microrganismi che ci circondano e quindi si creano e si mostrano degli scenari in cui come sarebbe appunto un mondo senza microbi. Provo a mandare non so se volete, vi posso mettere i link intanto sulla chat, ma almeno quello più breve, lo provo a mandare. Allora, stoppo un attimo la presentazione e condivido il mio schermo. Un attimo a farvi vedere se ci riesco. Lo vedete? Lo schermo? No, Simonetta, hai Lo condiviso lo si schermo? No. vede? Allora, ritento. Vediamo un attimo se fatto così funziona. Ora lo vedete? Sì. Perfetto, ok. Allora provo a lanciare appunto questo video che è breve di 3 minuti e 30, anche se in inglese, che però descrive quanto vi stavo dicendo. Going to do a little thought experiment. We're going to imagine a world without microbes. Now close your eyes. Wait, this is a video series. Open your eyes and get ready for the next installment of Biofilms. What would happen if all of the microbes in the world were to disappear suddenly? No more viruses, bacteria, or protozoa. No more microscopic creatures of any kind. Diseases like strep throat, food poisoning, or Ebola wouldn't exist. We also wouldn't have to worry about algal blooms in lakes and bays that can kill fish. Less deadly problems like acne, bad breath, and moldy food would also be a thing of the past. Sounds great, right? But it wouldn't be all good news. Microbes play an essential part in the environment and do a lot of things to help us. For example, it might be great if the vegetables in your refrigerator's drawer never went bad. However, these same processes help us to ferment food like kimchi, yogurt, cheese, and beer. The decay of plants is also really important in the environment. Microbes help to cycle the nutrients that are in dead plants and animals back into the soil so that the next generation of plants can use the nutrients to grow. Without microbes, everything that dies would just pile up, which would be pretty disgusting. Ew. Without nutrients, plants wouldn't be able to grow, which would cause animals to starve. The entire food chain would collapse. Microbes help plants grow in other ways as well. They take a chemical called nitrogen and convert it so that it is in a form that can be used by plants. Without the power of nitrogen fixation, plants would be stunted or wouldn't grow at all. If we didn't have microbes, farmers would have to put a lot more fertilizer on their fields in order to make enough food to feed everyone. Microbes also play an important role in the production of oxygen, which we need to breathe. People sometimes describe heavily forested places such as the Amazon jungle as the lungs of the planet, but the other lungs are in the ocean and they are just as important. The oceans are filled with microscopic single-celled plants called phytoplankton. These tiny microbes produce about 50% of the oxygen in the atmosphere. We would be in big trouble without phytoplankton.
In addition to the impact on plants and the environment, the loss of microbes would also affect the health of animals and people. We have trillions of bacteria and viruses inside of us, and the majority are helpful. They help to digest our food and produce vitamins. They may even affect our behavior. So can we live without microbes? On the plus side, no disease. On the negative side, no decomposition and nutrient cycling, no nitrogen fixation, and reduced oxygen production would lead to an uninhabitable world. I don't know about you, but I'm glad that I live in a microbial world. Because we are living in a microbial world, and I am a microbial girl. You know that we are living in a microbial world, and I am a microbial girl. Oh, one more thing. Please give us a thumbs up and be sure to subscribe for more microbial fun. Thanks for watching. Allora, ritorno da voi. Ok. E appunto immagino che insomma questo video abbia messo in evidenza tantissimi aspetti, quindi non solo tutti i prodotti biotecnologici dal yogurt, formaggi, vino, birra ed altro, ma proprio le basi, nel senso che tutta la catena alimentare cadrebbe, i batteri azotofissatori appunto alla base della nostra catena alimentare non ci sarebbero, ma anche gli stessi cadaveri non verrebbero decomposti e quindi saremmo sommersi da questo. Ed altro aspetto non trascurabile, che spesso non si ricorda, che tanti appunto microrganismi producono ossigeno, quelli presenti nell'oceano, quindi fa sempre riferimento alle foreste, e si dimentica insomma il contributo quasi alla pari di questi microrganismi. Concludo semplicemente, forse invece di andare nell'ultima diapositiva, provo di nuovo a farvi vedere, se ci riesco, vediamo appunto. Un articolo sul National Geographic, di cui vi facevo riferimento prima, dove veramente è molto interessante quello che appunto ci viene raccontato, e come appunto trilioni di microbi. Riuscite a vederlo? Perfetto, agiscono su di noi dalla nostra nascita fino alla nostra vecchiaia, e addirittura diciamo il microbioma è un qualche cosa di unico per ogni individuo, quindi si potrebbe addirittura pensare in un futuro di utilizzarlo a livello forense, quindi come vengono prese su una scena del crimine le impronte digitali, recuperare i microbi che ci riconducono proprio a quell'individuo. Diciamo il 90% dei microbi che vivono nel nostro corpo sono presenti nel nostro apparato digerente. E appunto sono riportate molte ricerche dove viene illustrato come i microrganismi che vivono con noi, in noi o su di noi, influenzano il sistema immunitario, il senso di sazietà, ma anche l'umore. Quindi addirittura potremmo, visto che si parla di prebiotici, cioè substrati per questi microbi benefici, il probiota, proprio il microbo se stesso, ma si parla ormai anche di trapianto fecale, quindi insomma da donatori sani, quindi addirittura potremmo curare attraverso il mix giusto di microrganismi addirittura anche la depressione. Ad esempio ci sono degli studi molto interessanti, insomma, le immagini tipiche della National Geographic sono spettacolari, e ve le illustro alcune, insomma, vi condivido alcune, dove hanno fatto degli studi su come il sistema immunitario di un neonato venga influenzato a seconda se è nato spontaneamente
o con un parto cesareo. Quindi chi nasce spontaneamente viene subito da una situazione sterile nel sacco amniotico in contatto con i microrganismi presenti nella vagina o nell'ano nel momento del parto, mentre quello col parto cesareo potrà incontrare appunto qualche microbo dalle mani della levatrice. E quindi questo fa partire subito un processo differente per quanto riguarda la reazione del sistema immunitario in evoluzione nel bambino neonato. E hanno fatto molti studi, addirittura prendendo appunto la flora batterica di una persona allergica, intollerante per esempio al lattosio, e inoculandola in ratti e vedendo che appunto anche questi poi diventavano intolleranti o allergici a alcune appunto sostanze. E altro studio carinissimo riportato in questo lavoro è lo studio su come cambiano i microrganismi all'interno di un atleta o un corridore. E sembra che alcuni microrganismi molto abili a degradare, quindi a scegliere come substrato l'acido lattico, sono in numero decisamente maggiore dopo una maratona. E quindi addirittura hanno inoculato questa miscela in alcuni topi e li hanno messi nelle classiche ruote da criceto e sopportavano la fatica di più di altri a cui non è stato inoculato. E, in qualche modo, insomma, questa quindi, flora che vive, questo microbiota che vive con noi, cambia nel tempo, cambia e quindi potremmo in qualche modo anche conoscere l'età, quindi dall'infanzia, vedete, insomma, sono esempi sul tutto, come interagisce sul nostro sistema centrale e quindi in qualche modo anche datarci in base alla flora microbica. E quindi diciamo questo potrebbe aprire molte terapie o visioni diverse nel nostro futuro, ecco. E quindi diciamo volevo lasciarvi, anzi se volete un attimo vi condivido proprio il link del lavoro sulla chat. Perché insomma è veramente stimolante in positivo, ecco, di come viviamo in simbiosi con un mondo a noi oscuro e chiaramente anche il microbiota cambia dal magro all'obeso e quindi lo stimolo sul metabolismo ed altro, quindi ci sono un'infinità di settori da questo punto di vista. Io ho concluso, più o meno abbiamo 15 minuti e quindi insomma lasciamo la parola. Non so se sentiamo anche Anna Pascucci se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti se ci sono appunto domande le potete porre sulla chat oppure troviamo altre modalità, ecco, per confrontarci dopo questi nostri interventi di Maria Grazia e mio. Attivare il microfono. Ok. Eccoci. Mi sentite? Sì, mi sentite? Mi Anna. sentite? Sì, Anna, ti sentiamo, almeno io ti sento. Riuscite a sentirmi? Sì? Sì. Allora, innanzitutto vi ringrazio molto per tutta questa panoramica, come ho scritto nella chat, e trovo che ci siano moltissimi spunti e ognuno poi li può amplificare, ne può cogliere alcuni anziché altri. Ho molto apprezzato anche i vari livelli di approfondimento, diciamo, più curvati, partendo da esperienze, diciamo, un po' più semplici a quelle invece progressivamente, diciamo, un po' più complesse per ragazzi non, delle scuole superiori. Quindi certamente
Veramente vi ringrazio molto. La questione spinosa che io non ho volutamente mai voluto affrontare è questa storia di far crescere i batteri con le dita, insomma, su queste piastre, questo rione di cultura, eccetera. Questa è una cosa che, come ho scritto nella chat, ho sempre cercato, sono stata sempre zitta, diciamo, ho sempre storto il naso, perché se da un lato mi rendo conto che è la cosa più immediata, in un certo modo, per far scoprire questa moltitudine invisibile, la definirei, dall'altro lato trovo che possa essere, tra virgolette, pericoloso, perché, come dicevi tu, Simonetta, ovviamente tu aumenti, non sai che cosa cresce e così via. Quindi questo, secondo me, questo nodo andrebbe un po' sciolto, se possibile, cioè nel senso di, ma come può essere sciolto? Lo pongo proprio come interrogativo, anche rispetto a tutte le norme di sicurezza, perché comunque a casa puoi usare la candeggina, puoi usare varie cose. Però, cioè, veramente Assolutamente, diciamo. sono sospesa rispetto. È chiaro che purtroppo, insomma, Non ti sento, giustamente, Simonetta. insomma, mi sentite? Mi sentite? Sì. Riprovo a attivare. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Devo... Sì, Sì. ok, perfetto. Allora, dicevo, allora è chiaro che, ed è anche giusto che ci siano molte più attenzioni alla valutazione del rischio e quindi alla sicurezza. A scuola in teoria non potremmo portare più organi o altre parti da analizzare. Comunque quando si svolgono queste attività c'è comunque l'autoclave e quindi tutte le piastre vengono comunque autoclavate prima di essere smaltite. Io, insomma, forse da chimio, non lo so, che mi mette sempre le mani in pasta e ha sempre toccato, ha agito, fatto, lavorato in laboratorio, io penso che stiamo semplicemente amplificando in una piastra sigillata qualcosa che abbiamo colto intorno a noi. Quindi non è che abbiamo portato un ceppo di salmonella o di altro in maniera specifica, ma stiamo chiedendo ai ragazzi di raccogliere ciò che lo circonda. È vero che aumentiamo il numero e quindi la carica di questi microrganismi nella piastra, ma se insomma lo diamo come indicazione di tenerla completamente sigillata e di non aprirla, io penso che quello che buttiamo continuamente o nell'organico o nell'indifferenziato, insomma, è difficile. È chiaro che fa la differenza, l'abbiamo visto pure in quell'esempio che avevo riportato, le temperature. E quindi insomma a cui viene sottoposta, che sono però d'altra parte anche Certo. meno seguibili in attività fatte a casa in maniera empirica. Insomma, non lo so, insomma, se sono un po' io incosciente, però ecco, è un peccato perché, come dicevi anche te, insomma, dà la possibilità Sì, lo veramente di so, aprire gli questo. occhi in un mondo Sì. È invisibile. E chiaramente la potentissimo. coltura è macroscopica, Potentissimo. capito? Non ho bisogno del microorganismo, del microscopio, scusa. Perché la vedo con forme diverse, eccetera, quindi è Certo. intuibile il fatto che Certo. siano diversi questi organismi che stanno all'interno. Poi, non lo so, insomma, sentiamo cosa dicono gli altri, cosa Io fare. non so, mi proietto a un'attività del genere che ha una potenza didattica enorme, ovviamente, e anche mi è piaciuto molto, insomma, l'ho fatto in vari modi, però ho usato sempre piastre vere, diciamo, piastre per veri. Invece, insomma, molto carina questa cosa di usare invece proprio quelle vaschette dove mettono la ricotta, per capirci, anche perché c'è il coperchio e così via. Probabilmente, Guarda, insomma, la se mi rendo lancio così, conto che ecco, fare dei cellulari sono video così grandi sia che per non la entravano, preparazione. sì, Esatto, sicuramente per dare sì, infatti. un'indicazione sulla Allora, preparazione. sia fare dei video, ma dei video di, come dire, di sicurezza, cioè nel senso che se queste cose uno le fa e i ragazzi le possono fare a casa, io mi immagino l'enorme variegata osservazione del genitore. E quindi uno comunque deve proteggersi, ovviamente, da qualunque cosa. Quindi, secondo me,
forse dare delle norme di sicurezza, fare un video sulle norme di sicurezza, come usare, come fare, almeno questo, in modo tale che il genitore, diciamo, più attento, più così, questo potrebbe essere un modo, diciamo, potrebbe essere un modo, però sto parlando veramente molto a braccio, diciamo. Sì, non lo so, Non so intanto se che ci io, sono ecco, mi dispiace, non altre cose. sentiamo. No, se qualcuno vuole, se ci sono altre cose nella chat, scrivete nella chat perché non tutti possono farlo, diciamo. Poi l'altra cosa, continuo io perché c'ho il microfono, volevo sapere, quella storia dell'intervista l'avete fatta con gli studenti, no? Sì, l'hanno Suppongo di fatto con sì, è le colleghe dopo proprio stata la fatta maternity, realmente. sì, ed è divertente, nel senso che addirittura io la immagino così, insomma, in presenza viene diversa, mi pare proprio un gioco, nel senso che una volta che ognuno si è allenato su un microbo e l'ha Esatto, impersonificato in sì. qualche modo, e poi il materiale Certo, viene condiviso, e certo. chiaramente chi lo fa per il proprio è coinvolto, ma a quel punto vuoi immaginare chi sia l'altro personaggio fatto dall'altro gruppo, e quindi la scheda e il lavoro fatto dagli altri lo leggi con un'attenzione completamente Bellissimo, diversa. sì. Io lo immagino con un gioco Sì. finale, nel senso che un Sì. gruppo sta scelto dall'insegnante, gli viene assegnato in maniera così segreta un personaggio, un microbo, una malattia, gli altri, facendo delle domande mirate con delle regole per non rendere troppo semplice la soluzione, devono indovinare chi è, il che vuol dire che hanno compreso dove si trova, come si comporta, come si manifesta, che sintomi dà, eccetera. E quindi è chiaro fare domande mirate, ma vuol dire che tutti hanno appreso quegli indicatori, quegli aspetti fondamentali di quella che è il microbo da una parte e la malattia dall'altra. E quindi trasformarlo in un gioco finale, indovina chi è il microbo, insomma. Certo. E quindi sicuramente in questa ottica, insomma, ecco, il gioco finale Certo. a distanza la vedo un po' più difficile, però con l'impersonificazione, ecco, per questo avevo parlato dello storytelling e non è nulla di nuovo, però ecco, Sì. aiuta sicuramente. Insomma, è un po' anche la filosofia, ecco, Io dell'Ipsen, no? voglio, È perché questa. giustamente anche Giulia dice non bisogna usare. Allora, secondo me bisogna essere molto. Allora, a parte che tutto questo materiale sarà messo in Moodle dei vari centri, dei centri, quindi sarà tutto disponibile perché tutto questo corso è finalizzato appunto ad avere una serie di spunti, di risorse per il prossimo anno per i centri IPSE. Quindi è chiaro che sarà condiviso lì. E questo è una cosa. L'altra cosa, ovviamente a rigore io non sono d'accordo a crescere questi, come ho detto, insomma, questi batteri delle mani, delle cose, eccetera, però non posso essere tanto cieca da non capire la potenza didattica di queste cose. Quindi, e questo è il punto, cioè se noi riusciamo a sciogliere in qualche modo questo nodo o quantomeno di correre il rischio, ma proteggendolo, cioè limitandolo, cioè questa almeno è la mia posizione. Se da un lato, se voglio essere rigorosa, dico assolutamente no. Se però non, cioè la stessa storia che non si possono portare organi, ma facciamo tutte cucine a scuola a questo punto, così gli organi si possono tagliuzzare, cioè queste sono le follie italiane. E quindi è un oggetto di discussione legittimo, assolutamente legittimo. Giulia, vuole avere la parola. Non ho idea se tu puoi avere la parola. Se c'hai il microfono, certo che puoi avere la parola, ma non so se hai il microfono nella tua schermata in alto. Penso di sì, però. Vai. Dunque, qualcuno ha alzato la mano? Michela Varroni. Non so se Michela può parlare adesso.
Non vi sento più. Hai il microfono. Mattia, se potessi abilitare Giulia, se è L'ho possibile, fatto io se potessi adesso, abilitare Giulia con il microfono, mi sembra strano. dovrebbe poter parlare anche Giulia Se ora. adesso mi sentite? Sì, Sì, ti ecco, sentiamo. ciao. Sì, Ecco. grazie. Allora, io volevo dire solo due parole su tutta questa serie di attività. Secondo me sono veramente proprio interessantissime, con una quantità di spunti che veramente ci fanno, diciamo, andare avanti. Detto questo, però, veramente lo dico con grande forza, non insegniamo ai ragazzi a coltivare batteri che non si conoscono in questo momento. Noi proprio come associazione di insegnanti di scienze, se proponiamo cose del genere, magari soprattutto a distanza, insomma andiamo incontro secondo me a dei gravi problemi. Questa questione dei batteri, noi Anna, ti ricordi, l'affrontammo tanto tempo fa con tutto quel percorso sui microrganismi di INDIRE. Ed Sì. era un percorso che partiva dallo yogurt, quindi dalla coltivazione dello yogurt, e poi continuava, per dimostrare che intorno a noi siamo circondati da microrganismi, continuava diciamo, con l'uva, perché dall'uva pestata, senza l'aggiunta di nulla, quindi di nessun lievito, comunque avviene un fenomeno di fermentazione. Ed era questo il tipo di ragionamento che ci aveva impegnato moltissimo, proprio nella ricerca di arrivare a questa considerazione che siamo circondati dai microrganismi, che questi sono spesso buonissimi e fondamentali, ma che se ne acchiappiamo uno cattivo, sono dolori. Insomma, ecco, io ci tengo molto a questa cosa, perché proprio come associazione che potremmo rischiare se la proponiamo in giro. Non è un caso che tutte queste attività, non so se vi ricordate, prima tutti quanti hanno coltivato sulle piastre ditate e poi dopo si sono lavati le mani e poi dopo con l'alcol, ma adesso non la trovate più da nessuna parte. Non è un caso che anche la Pasquinelli, ma noi stessi, per fare il ragionamento, utilizziamo il modello, come avete visto l'altra volta, dei brillantini sulle cose. Quindi io veramente invito proprio a non correre rischi, insomma, cioè veramente non insegniamo a coltivare i batteri di qualsiasi tipo a casa ai ragazzi. Ecco, questo è tutto. Poi per Però il diciamo resto possiamo è utilizzarlo tutto anche così bellissimo. E in poi la cosa laboratorio, magari poterlo dell'ossigenata fare fatta a distanza. l'insegnante. Ah, ecco, dici. Sì, l'insegnante lo può fare, poi dopo deve avere, lo fa l'insegnante e deve avere comunque un modo per smaltire, ma un modo serio per smaltirlo, in modo tale che i ragazzi capiscano che si smaltisce, cioè non è da prendere sotto gamba. Proprio in un momento come questo, in cui la gente è spaventata, come niente troviamo un genitore che ci prende per il collo. Ecco, solo questo, ecco. Cioè, ma non è un caso che non si trova più su nessun libro, da nessuna parte, queste attività che sono piaciute tanto a tutti, ecco. Poi per il resto tutto veramente bellissimo, ecco. Cioè, insistevo su questo punto veramente perché era stato un grosso problema anche per noi dover lavorare sui microrganismi, però utilizzando solo quelli buoni. Basta, e comunque ringrazio le colleghe di Grazie queste Giulia, attività sì. che saranno utilissime per tutti noi. E basta, eccoli. Sì, c'era l'altra collega che aveva chiesto di parlare e aveva il microfono aperto. Sì, si diceva anche della Cossigenata, eccetera. Io trovo che guardando al prossimo anno, specie in questo momento storico, bisogna evitare di fare cose che possono ingenerare problemi di qualunque tipo, pericolosità o altro. Guardando all'anno prossimo, si può anche pensare che l'insegnante, come diceva Simonetta, lo fa a scuola in una. Lei in un sistema controllato, tra virgolette, ammesso che insomma è ammissibile a scuola farlo, e poi fa un video e lo fa vedere, insomma, anche questo, oppure lo trova su web dei video. Quindi sono d'accordo, specie in questo momento, evitiamo.
Va bene. Chi voleva Non parlare? so C'era se Maria Elena. qualcuno? Ok, comunque siamo alle 19 e quindi è finito questo secondo incontro. Se per il prossimo incontro Franca e Rosanna prevedono dei materiali da preparare per tempo, magari li mandano. Ok. Allora io saluto tutti, Allora, io vi ringrazio anche Maria saluto, vi Grazia, ringrazio, ringrazio i Anastasia. relatori, ringrazio questa folta partecipazione e ci vediamo tra una settimana, il 9. Ok? Grazie. Ok, Grazie io Mattia, ringrazio grazie tutti. all'European School Network. Alla prossima settimana. Grazie, grazie. E buon fine settimana. Grazie. Buon fine settimana. Ok, Ciao. ci mancherai Mattia. Come Ciao. sempre, pure tu, Anna. Alla prossima settimana. Ciao. Ciao.